grazie a Stefano Collani di averci raggiunto alla vigilia del suo concerto domani sera alla Filarmonie. La lingua di stasera è l'italiano, e la lingua soprattutto è la lingua della musica, quindi o una o l'altra. E voi conoscete Stefano Collani, che è un grandissimo musicista, forse il più grande jazzman del mondo, diciamo, per essere modesti, e soprattutto un grandissimo artista, un artista totale a 180 gradi, oltre che 160, perché è soprattutto un attore, un compositore, un grande istrione e un grande scrittore. Stefano Collani ha scritto di recente un libro importante di cui parleremo stasera, che voi potrete acquistare su internet con Amazon. È un libro pubblicato in italiano da Mondadori, e dopo il precedente, che si chiama Parliamo di Musica, sì. Questo è un libro che parla di musicisti. Per cambiare. Ecco, il mago. E il monello, il guru, l'alchimista e altre storie di musicisti. Ecco, e il monello è Louis Armstrong. Li sai? Un po'. Tu? Il monello è Louis Armstrong. Sì, il guru è George Gilberto, l'alchimista è Bill Evans, ma ce ne sono tanti altri. In realtà è iniziato come appunto il seguito di quel libro. La Mondadori, che ha delle menti creative, ha detto, quello si chiamava Parliamo di Musica, facciamo Parliamo di Musicisti? Ci hanno messo un anno anche a proporre questa idea. Ho detto, ma sì, detto, troviamo magari un altro sistema. E abbiamo trovato, in effetti, io e Alberto Riva, che è un giornalista che io conosco da anni, siamo amici, e mi ha dato una mano già a stendere il libro precedente, abbiamo trovato il modo di parlare di musicisti in maniera trasversale, cioè unendo i puntini che separano Henry Purcell, Eric Satie, Louis Armstrong, Frank Zappa, Paul McCartney e Francis Poulenc. Quando li abbiamo visti tutti insieme, io ho pensato, la cosa che li tiene insieme è solamente il mio gusto. Invece poi, rileggendo il libro, parlando, perché io e Alberto abbiamo questo sistema, chiacchieriamo per ore, poi lui sbobina tutto e io scrivo in base a quello che è stato sbobinato. Sì. Però abbiamo scoperto una cosa, abbiamo scoperto che invece era una piccola tribù di persone, che sono questi musicisti che hanno cercato di essere liberi. Liberi non vuol dire che abbiano lottato per forza contro un regime dell'epoca, anzi, la maggior parte dei musicisti non è mai stata in prima linea, non è mai stata Masaniello. Però liberi in senso ancora più lato, cioè liberi di fare quello che avevano voglia di fare, e nel mondo della musica, della cultura, di cui tutti loro hanno fatto parte, volenti o nolenti, e di cui purtroppo fanno parte ancora in veste di monumento, per cui sono un po' ingombranti tutti quanti, in quel tipo di mondo hanno dovuto sgomitare, lottare per non farsi mettere i piedi in testa, per non fare quello che intorno la gente avrebbe voluto che loro facessero. Quindi Ravel, che apparentemente, se lo vedete nelle foto, non ha nulla di rivoluzionario, anche Satie o Louis Armstrong, in realtà a loro modo sono persone che si dice troppo poco, ma hanno veramente dovuto mettersi di impegno per essere se stessi, semplicemente. C'è una bella citazione che ho trovato in questo libro, quando parli del monumento, dici, quando il monumento è finito, non si può più, un monumento è eretto, non si può più spostare, non può più crescere né in altezza né in lunghezza, può solo crollare. Sì, in effetti è un'erezione senza sfogo, un monumento, è eretto e basta, e quindi come potete immaginare è una cosa molto dolorosa anche per il monumento, perché un'erezione senza che venga sfogata è un problema. E questo quindi per autobiografica. Ho avuto un dubbio su questa cosa delle erezioni, perché ho visto che non avete battuto ciglio, era per vedere. Concettualizzare, ok. Allora, è una metafora. Quindi vuol dire, autobiograficamente parlando, vuol dire che tu tratti di sentirti un monumento. Sì, esatto. No, volevo dire, con quella frase volevo dire una cosa molto semplice, che i monumenti non vanno da nessuna parte, perché sono fatti di marmo e quindi possono solamente crollare, non è che hanno un'altra possibilità. Una volta che tu hai un monumento, lo sposti di poco, ma ci vuole un'impresa che lo fa, altrimenti crolla. Per cui fare un monumento di tutti questi musicisti era l'ultima intenzione mia. Io li ho trattati da amico, è come se Satie l'avessi conosciuto. Non ho conosciuto neanche uno, perché sono tutti morti tranne uno, che però non ho mai incontrato. Quindi, poi c'è anche una che
C'è una misteriosa, c'è una che non saprei dire se è morta o viva. Soprattutto se esiste. È difficile parlare. C'è persino una musicista che è la figlia di un grande fisico che si chiama Belinda Tate, che vive in Toscana, naturalmente forse non esiste. Però, come tutte le cose di questo mondo. Ecco, però mentre Satira, Ventula. Abbiamo delle prove. Abbiamo delle prove. Però le prove quali sono? Che Satì su YouTube si trova, su Wikipedia pure, e Belinda no. Vedi che la prova è questa. Ecco. Allora io ti dico, ma magari sbaglia YouTube, ecco. E quella esiste davvero. E magari tra 50 anni spunta fuori. Esatto. Speriamo che non spunti fuori il monumento a Belinda, perché appunto, come ti dicevo, il problema di questi monumenti è che non hanno un possibile futuro, non servono a nulla se non a far diventare di marmo una persona che invece era una persona viva e che aveva scritto musica con entusiasmo e passione, e non per raccontare ai posteri che cosa bisogna ascoltare e cosa no, oppure qual è la vera musica e quale no. Per cui questa è l'idea che si ha di tutti i compositori classici, quindi in particolare di Ravel in questo libro. Si ha l'idea di una persona che avesse chiaro cosa è bello e cosa è brutto, si ha l'idea di una persona chiuso nella Torre d'Avorio, che non ascolta altre musiche, mentre invece lui è proprio l'esempio di uno che ascolta le musiche di tutto il mondo, ma non le suona, ruba quello che gli interessa e la fa diventare musica sua, come nel Bolero, che è una specie di melodia basca, ma con un ritmo molto incalzante, che viene da una musica evidentemente più commerciale rispetto a quella che lui praticava. Commerciale è un modo di dire, specie all'epoca di Ravel. E poi tutto questo scrivendo un balletto, tutto questo scrivendo delle opere, dei concerti, però al tempo stesso essendo appassionato di jazz, essendo appassionato di musica popolare, di arte povera, ma mantenendo una voglia incredibile di salvare le forme. In questo senso non è che lui, Ravel, si può definire un rivoluzionario totale, perché voleva salvare le forme, semplicemente voleva riempirle di cose diverse. Senti, quindi in questo senso lui, Ravel, come dice per te, un esempio, una specie di animo gemello, perché ha fatto quello che vorresti fare tu, che stai cercando di fare anche tu. Sai, tutti loro costituiscono anime gemelle, perché li ho scelti io, ho scelto io di chi parlare, come facevo in TV. Parlo solamente di musicisti che mi piacciono, quindi non sono costretto a riempire pagine e pagine di insulti o di commenti negativi su qualcuno che non mi piace, perché mi piacciono tutti. Per quello fai le imitazioni, ci sono le imitazioni. Quando non mi piacciono faccio le imitazioni, ma a volte faccio le imitazioni anche di quelli che mi piacciono. Senti, ma qual è la cifra, il comune denominatore di tutti questa... di tutti questi musicisti che tu hai ritratto nella galleria dell'ultimo libro? Il fatto di voler essere liberi, il fatto di aver cercato di andare oltre il consentito, il fatto di essersi impegnati anche con scandalo, anche con rischiando in proprio per uscire dai marchi, uscire dai sistemi? Hai già detto tutto, sì? Sì, no, la risposta è solo sì, perché è vero. Penso che sia questo a tenerli insieme, oltre a una abbondantissima, massiccia dose di naivete, che credo caratterizzi i musicisti, adesso senza fare l'autobiografia, penso che sia una caratteristica di moltissimi musicisti della storia della musica, per cui molti di loro si sono trovati, non dico come Forrest Gump, ma... Da quelle parti si sono trovati in mezzo a cose più grandi di loro senza nemmeno saperlo, senza nemmeno essere forse interessati. L'esempio limite è Poulenc, per me, che si trova nei primi del Novecento in questa città che è meravigliosa ora, e ai primi del Novecento per tutti noi apparentemente lo era ancora di più. Una città meravigliosa, c'erano Picasso, Coco Chanel, Breton, Queneau, Tristan Tzara, tutti questi personaggi, Max Ernst, Magritte, tutti insieme che parlavano. E questo signore, questo Poulenc, almeno io, questa è l'immagine che ho io di Poulenc. Il libro è fatto di una serie di ritratti miei di persone che non ho mai incontrato, quindi è un libro assolutamente non accreditabile. Non andrà mai usato come testo nei consistori della musica, spero proprio di no. Ma non perché non sia vero, perché è vero secondo me. E il buon Poulenc si è trovato in mezzo a questo ambiente, per cui si è trovato un po' costretto a far aderire a un gruppo che si chiama il Gruppo dei Sei, a prendere come maestro Satie, con la quale musica non c'è un gran contatto, ad analizzare i due,
a andare in giro, a divertirsi nei locali, ascoltare jazz, andare nei bordelli, scrivere dei balletti provocatori, aderire ai manifesti. È uno che appena l'hanno lasciato libero di fare quello che ha voluto, innanzitutto abitava in una villa con i servitori ed era anche appena poteva era gay, ma non tutto questo perché non è mica semplice allora. No, non era così semplice perché allora, per esempio, sempre secondo me, essere gay poteva essere una moda, per cui lui, che era gay davvero probabilmente, non aveva voglia di fare il gay. Non è una vita semplice, perché poi appena ha potuto, dicevo, ha scritto degli Stabat Mater, dei cori, e mi ha sempre stupito, perché dico, ma questo è cresciuto a Parigi, giocavano, andavano nei bordelli, andavano di qua, pubblicavano i manifesti, facevano gli scherzi feroci, si facevano gli scherzi fra di loro, andavano a sentire il jazz, poi passavano da un locale all'altro, poi andavano nel locale a vedere Juliette Gréco negli anni 40, cioè seguivano tutte le mode, andavano all'esposizione universale, mostre, viaggiavano, eccetera. Appena l'hanno lasciato libero da tutti questi impegni, si è messo a scrivere lo Stabat Mater. Quindi ho pensato, per esempio, vedi che lui, anche lui, che fatica che ha fatto a essere libero, perché l'ambiente che aveva intorno, che a noi sembra meraviglioso, in realtà lo spingeva in una direzione che non era la sua. Vuoi parlare brevemente dei tre che hai scelto, ai quali hai dato queste definizioni, l'alchimista, il guru, sono per te i tuoi fari? Che cosa rappresentano? Mi hanno chiesto ultimamente, ma tu quindi avresti voluto suonare con tutti questi musicisti? E io ho detto no, ci ho pensato e ho capito che l'unico sarebbe stato Louis Armstrong, per gli altri erano insopportabili, molto semplicemente. Cioè? Insopportabili, persone insopportabili, nel senso che nella maggior parte dei casi erano dei perfezionisti. E non so tu, ma io preferisco tutt'al più essere perfezionista io, ma non avere a che fare con i perfezionisti. Mi interessa. Per cui Frank Zappa, per esempio, come leader del gruppo, notoriamente era pesantissimo, una persona insopportabile, sono 9 ore di prove, poi se arriva al concerto dove non è detto che la scaletta sia quella, lui può chiamare qualsiasi brano, bisogna sapere tutti i brani a memoria, chi fa un errore prende una multa, bisogna arrivare sobri sul palco, che per l'epoca era la legge più difficile da rispettare, Detroit anni 70, capito? Sobri, se uno arrivava che aveva bevuto un po' era multato, quindi insomma era un'impresa stare con lui. Pensa all'impresa che deve essere stata stare accanto a Ravel, appunto, o a Poulenc, a Satie, sono persone difficili. Giorgi Berto per esempio lo chiamo guru, ma è uno perché mi interessa il percorso artistico, perché non c'è il percorso, cioè uno che 50 anni fa è caduto sulla terra con la chitarra in mano e cantava Olha che cosa mais linda, mais cheia di grasso, e oggi se vai a vederlo canta ancora quel pezzo esattamente nella stessa maniera. E le altre 20 canzoni del suo repertorio esattamente le stesse da 40 anni. E per me è stupefacente, non è un esempio, per me è l'esatto contrario, è l'esempio di una persona, un musicista che adoro, punto. Però, apro la parentesi, è incomprensibile per me, perché io non riesco, io mi annoio a suonare lo stesso pezzo, a fare lo stesso concerto 3 sere di fila, a suonare con un'orchestra sinfonica la Rhapsody in Blu, alla terza sera. Basta. La prossima volta lo faccio fra una settimana. Senti, però tu hai fatto questa cosa straordinaria che tutti i musicisti classici o comunque insomma i musicisti non jazz ti invidiano, sei un mito per loro, perché sei riuscito a suonare la Rhapsody in Blu di Gershwin con l'orchestra diretta da Chailly, da Riccardo Chailly, che ti adora, e soprattutto hai fatto un disco che è diventato un best seller e ha venduto decine di migliaia di copie. Come ti senti in questo ruolo, che sei un po' un jazzista che però... È una vita molto difficile. Io non vorrei che voi qui, siccome siete felici qua, vi divertite e pensaste che è facile fare il musicista in Italia. No. Però andiamo avanti. Seconda domanda. Ma invece io vorrei chiederti adesso di raccontarci tu, perché è molto difficile, sai, parlare con i musicisti. Io questo è un accordo. Soprattutto quando uno non è musicista. No, ma anche quando è musicista, perché tra di loro si parlano, poi si cominciano a vedere, a cambiare i bigliettini, si mettono le note, si scrivono, poi cominciano a fare tutte le cose, sì, il re maggiore, il sole, eccetera.
Però ti voglio dire questo, ma poi tu sei anche particolarmente difficile da avvicinare, perché c'hai tutte delle tue teorie. Io ho un po' studiato anche, la grammatica della musica non esiste, che ci sono certi compositori che tu proprio non li senti, non voglio fare i nomi perché ce n'è uno poverito, sono tutti e due poveriti. Sono tutti morti. Guarda, ce n'è uno che anche in vita sentiva una mazza, quindi lo possiamo nominare, no? Nel senso, ma sono compositori, non è che ho qualcosa contro di loro, è che anche io i miei gusti. No, non ho mai, al conservatorio ero obbligato a suonare Beethoven e Brahms, e mi sembrava che non facesse piacere né a me, né a Beethoven, né a Brahms. Però il conservatorio ti ha molto aiutato, perché tutta la tua base di jazzista eclettico, istrionico, capace di passare da Gershwin a Ravel, da Poulenc, Cassatie, eccetera, la base è quella, no? Guarda, credo che mi abbia aiutato esattamente come Poulenc è stato aiutato da quella atmosfera tutta frivola. Cioè, io ho fatto il conservatorio, era una scuola talmente cupa e scura che infatti sono uscito in un'altra maniera. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, come sì, a scuola, sì. La scuola... Anche se all'epoca non si insegnava il jazz. No, appunto, proprio per questo. Loro non parlavano di nessuna delle cose che mi interessavano. Di conseguenza io uscivo di lì e per reazione andavo a comprare il disco di Frank Zappa o di qualsiasi per prendere una boccata d'aria da questo clima ottocentesco che si respirava. Per cui è grazie al conservatorio e alla scuola italiana se la gente riesce poi a fare musica, perché ha questo enorme esempio negativo davanti e svicola. Infatti quando parlano ultimamente, quando il ministro parla di un ministro qualsiasi parla di riformare la scuola, di mettere la, ogni tanto c'è uno, non so perché, che dice potremmo mettere la musica nelle scuole, poi gli altri ridono, fanno delle risate e finisce la discussione, però c'è sempre qualcuno che ci prova. E io le prime volte pensavo, sarebbe ora, ma insomma, il paese dell'opera, Rigoletto, la Tosca, noi abbiamo avuto questi Puccini, grandi artisti, Puccini, Verdi, Donizetti, Bellini. Basta. Però voglio dire, anch'io mi univo al coro. E so che la maggior parte delle persone che lavorano nella cultura, quindi anche tu, si uniscono al coro, che è un coro che chiede al potere, per favore, ai nostri bambini, oltre che i promessi sposi, parlate della Tosca. No? Non è che uno sta chiedendo di parlare del giovane Holden di Salinger o dell'ultimo libro di Ammaniti, no? La Tosca. Sembrerebbe normale, no? Sembra incredibile, ma no? Come sapete tutti, nelle scuole italiane quell'argomento, il teatro musicale e la musica in generale, è un argomento che non esiste, che invece è interdisciplinare, perché la musica si porta appresso la storia del teatro, il teatro, Verdi, Puccini, Donizetti si portano appresso la storia del Risorgimento. Sarebbe un attimo riuscire a parlare di queste cose e interessare i ragazzi. E invece no. Allora io adesso ho cambiato opinione, io penso che sia un bene che non si parli di musica, perché tutto quello di cui a scuola non si parla, poi i ragazzi lo vanno a cercare. Ah sì, quindi secondo te è meglio non incoraggiare questo desiderio di rimettere l'insegnamento dell'educazione musicale? Secondo me no, perché lo farebbero malissimo. E tu, quindi, questa è la mia opinione. Allora che si lamentano dell'analfabetismo musicale del paese. Mi dispiace, però credo anche che non sia la scuola, per come è fatta e per come è costruita, proprio non solo per come sta andando, perché sennò sembra che uno parli di decadenza della scuola. La scuola come istituzione, per come è fatta, non può che allontanare dalle cose di cui parla, allontanare la passione. Poi li possiamo imparare, io per esempio i Promessi Sposi li conosco, ma dal momento in cui hanno cominciato a parlare di Promessi Sposi io ho deciso che non li avrei mai letti per reazione. E io non penso di essere stato Pierino a scuola, penso che anche tutti gli altri pensassero la stessa cosa, ma hanno fatto finta di nulla, e che molta gente ancora oggi citi alcune cose senza averle lette o soffrendole molto, perché sono molto importanti e di conseguenza non posso esercitare uno spirito, non dico critico, ma meno libero, non posso a scuola esercitare uno spirito critico sulla Divina Commedia, giusto? Tu mi dirai, no, non si fa. Perché non si fa?
E lì comincia, si apre il dibattito. Io non sono sicuro che sia, che sia necessario continuare a tenere tutte queste cose in forma di monumento, quindi i Promessi Sposi, la Divina Commedia, l'Antigone di Sofocle, sono tutti dei monumenti incredibili, quindi se presentati in questo modo sono solamente fastidiosi, ecco. Se presentati in un altro modo, quindi ascolta questo, senti cosa ha scritto questo signore nel Cinquecento, adesso sto banalizzando, però è vero. Ascoltiamo la musica, dove porta, che cosa fa, cos'è che non vi piace proprio? Perché io ho imparato molte più cose, per esempio, ascoltando musica brutta che ascoltando musica bella, perché ascoltando musica brutta mi sono detto questo non lo voglio mai fare, questo accordo non lo farò mai, questo pezzo così non se ne parla, andando per esclusione alla fine faccio qualcosa, che è l'esclusione di tutto quello che non mi piace. Quindi tu sei stato sempre molto selettivo, insomma, anche quando facevi, quando lavoravi con Jovanotti, perché tu hai un passato, insomma, rocchettaro, diciamo, anche sin da allora, Sì, sapevo quello che mi piaceva e non mi piaceva, e poi invece, siccome pensavo che fosse divertente, facevo tutto. Cioè, nel senso, non ho mai suonato in un'orchestra di liscio. Però è l'unica cosa che mi manca, però i matrimoni, il gruppo di blues, il cantante che canta le arie d'opera, il violinista che suona Veracini, io da ragazzino li ho accompagnati tutti e perdendo un sacco di tempo che avrei dovuto dedicare allo studio solitario sullo strumento, perché devi sapere che anche in conservatorio alcuni insegnanti ti dicono, sì, ti dicevano 20 anni fa, è vero, c'è un corso in cui devi fare musica d'insieme con gli altri, ma non perdere tempo. Non fare musica con gli altri, perché tu devi, c'è l'esame, c'è un diploma, quindi studi a casa tua, studi la sonata di Beethoven. E c'è un esercito di gente che esce dal conservatorio, non sto scherzando, all'epoca mia, che esce con un diploma di conservatorio e se va bene ha suonato un paio di volte con un altro. Questo, vi lascio immaginare cosa voglia dire tecnicamente. Tecnicamente significa, per esempio, che se io non vado a tempo non me ne accorgo quando sono da solo. Se suono tutta la vita da solo e non vado a tempo, sbaglio una struttura, cosa succede? Ma no, il pubblico non me lo dice, me lo dirà il mio insegnante, quando il mio insegnante va via non me lo dice più nessuno. E non solo, ma imparo nella vita ad ascoltare me stesso e a non essere in grado di fare quella cosa che oggi si chiama multitasking, cioè di suonare una cosa e ascoltare cosa sta suonando il violinista accanto a me o cosa mi dice una persona. I musicisti escono dal conservatorio e non acquisiscono questa piccola abilità che si chiama ascoltare e contemporaneamente pensare, quindi fanno una cosa per volta. Li ho visti, molti dei miei amici suonano benissimo, però mentre suonano potrebbe cadere, capito, potrebbe essere un terremoto, non se ne accorgerebbero. No, non se ne accorgerebbero, e quello è un grosso problema, perché appunto il tuo insegnante a volte è il primo che ti dice non perdere tempo col corso di musica da camera, musica d'insieme, con l'orchestra, con le esercitazioni corali, con la storia della musica, con l'armonia, non perdere tempo con questi corsi collaterali, perché al diploma devi far bella figura, perché tu domani andrai a suonare le sonate di Beethoven in giro per il mondo. È inutile dire che su 100 pianisti che uscivano all'anno, non solo dal Conservatorio di Firenze, che vanno in giro a suonare le sonate di Beethoven, non c'è neanche uno. Nemmeno uno. Quello di quell'anno mio no, degli anni miei no. Ma con Dillon, no, hai forse fatto sì, il liceo e il conservatorio? Ce ne sono un paio. Con Dillon. E Dillon era mio compagno di classe al liceo musicale, che è quella cosa strana per cui tutti i ragazzi fanno un liceo, cioè prendono poi la maturità, ma al contempo studiano il conservatorio, uno strumento, per cui non vi immaginate la scuola tipo Saranno Famosi. Noi facevamo il possibile per farla diventare Saranno Famosi, però non era, no, perché si poteva suonare un brano posteriore al 26. Sì, vai a dire Bruno Martelli. Senti, adesso poi io ho cercato di dirti che di musica non si può parlare, bisogna solo ascoltarla, per invitarti poi a fare qualche dimostrazione. Quasi sai cosa facciamo? Continuiamo a parlare e poi suono alla fine un paio di brani. Va bene, come vuoi. Sì, come vuoi. Sì, no, ma alla fine li suono. Ah, dici ora? Lunghi, molto lunghi. Sì. C'è il cuore di concerto. Io ho il mio figlio. Domani alla filarmonica sono 5 minuti, qui è giusto per... Questi 5 ore. Sì, è una buona idea questa.
Ma voglio dirti questo, che ci puoi raccontare, noi siamo convinti, cioè io vedo qui molti musicisti, giovani musicisti arrivare, tutti gli chiedo come hanno cominciato, come sono avvicinati, e molti di loro, devo dire i più bravi, mi confermano questa cosa quasi divina, che quando erano piccoli si placavano sonsonando, e che un giorno hanno ricevuto una pianolina e hanno cominciato a suonare. E allora tu nella tua, nel Parliamo di Musica, racconti di questa famosa classe ad Alba, dove tu vivevi, dove c'era un retrobottega di un venditore di strumenti musicali, e tutto suonava il tamburo. Sì, stavo pensando che purtroppo più o meno sono in quella categoria che hai descritto, non ho un racconto più originale del modo in cui ho iniziato la musica. Mia madre dice che da bambino mi calmavo con il disco, no? E quindi lei doveva rimetterlo sempre, che appena finiva sta canzone, 45 giri, doveva rimetterlo. Però se rimetteva tre volte lo stesso pezzo non mi calmavo più, perché mi annoiavo, appunto, come dicevo, allora, forse il numero 3, perché sì, mi annoiavo, dopo tre volte lo stesso disco doveva quantomeno girare il lato B. Però questo avendo pochi giorni di vita, però questo è il racconto di una mamma un po' anche un po' troppo entusiasta, perché siccome è fortunista allora c'ha questi racconti, e quello del retrobottega di Alba anche un racconto, io mica me lo ricordo. Lo riporto, mio padre dice che venivo portato in un retrobottega dove tutti suonavamo dei tamburi a 4 anni e non so per quale motivo, forse lo suonavo con più passione degli altri, ma lui ha preso mio padre e gli ha detto: lui secondo me dovrebbe suonare il pianoforte. Forse dava lezioni private di pianoforte. Aspetta, ora ricostruisco. Lo stesso che gli ha detto dava lezioni private di pianoforte. Ma non era lo stesso, perché poi si è andato a dopo. All'inizio ho preso lezioni da questo signore. E il pianoforte è stata una scelta casuale, non credo gli abbia detto pianoforte, lui ha detto deve fare musicista, tipo. Ma il pianoforte è una scelta un po' casuale, perché io volevo cantare, in effetti, io volevo fare il cantante. Il cantante? Sì, non ero al corso per caso, io avevo detto voglio fare il cantante, anche l'attore. Ti piaceva il palcoscenico? Come cantante. Da allora? Cantante? Sì, cantante. Volevo solo stare sul palcoscenico, tutto il giorno. Tutto il giorno, facevo le imitazioni dei professori, raccontavo barzellette, qualsiasi cosa, pur di non perdere l'attenzione degli altri. Senti. Prego. Era un bambino insopportabile, senti, quindi, molto simpatico, però che non smette mai. Mi è rimasta fino a 20 anni. Facevamo dei viaggi in macchina col gruppo rock che avevamo a Firenze, e io non avevo la patente perché l'ho presa molto tardi, e quindi tenevo sveglio semplicemente che chiunque stesse guidando, io stavo accanto, stavamo 5 ore, tipo tornavamo da Salerno, si raccontava barzellette tutta la notte. Ti inventavi tu? No, ne so moltissimo. No, non ho mai inventato neanche una barzelletta, solo repertorio. Senti, ma quando facevi questo Sostiene Bollani, che è stata una trasmissione di culto oramai, hai fatto 3 edizioni, se non due edizioni. Due edizioni alla televisione, e io so che c'era gente che faceva carte false per ritrovarsi a casa a vederla. Ecco, ma all'epoca pure hai sviluppato un certo talento istrionico, barzellettistico? Da bambino io pensavo di fare più o meno quel programma lì, sotto sotto. Cioè pensavo di fare l'attore, il cantante, il musicista che parla in TV. Sì. Quindi più o meno... Hai realizzato un sogno. Sì, più o meno era la cosa. Infatti uno dei miei idoli che c'è nel libro era Carosone. Perché mi sembrava che fosse esattamente quello che cercavo, perché era un musicista molto serio, molto preparato, che poi però... aveva quest'aria molto rilassata rispetto, non so, a Arturo Benedetti Michelangeli, e io non avevo dubbi fra i due, insomma, non ho mai avuto dubbi, però in conservatorio invece tutto spingeva dall'altra parte, quando invece appunto gli stessi Benedetti Michelangeli, ma anche Verdi, tanti altri, hanno sofferto molto in conservatorio, perché è quel tipo di atmosfera appunto che ti spinge verso una direzione. Quando tu parli di questa dimensione della libertà, del fatto di non avere vincoli, del fatto di, insomma, andare oltre i monumenti, molti pensano che tu stai in un certo senso minando la distinzione tra cultura popolare, cultura classica, cultura alta, eccetera. E mi sembra che tu non dai nessun credito a questa distinzione. Per me c'è esploso da tempo, non devono preoccuparsi, non ho intenzioni da Masaniello neanche io, facendo musicista. È una distinzione che non esiste nella realtà, semplicemente.
cioè esiste nella realtà nostra, che però è una realtà inventata, la nostra realtà virtuale in cui abbiamo deciso che materiale usare per fare questa villa, però non è che non è la realtà, abbiamo deciso che esiste la cultura alta e la cultura bassa, poi si vanno tutte a finire lì, no? Musica popolare, musica rock, musica... in realtà sono dei sottoinsiemi di cultura alta, cultura bassa, che ovviamente, vabbè, non c'è bisogno che lo dica io, almeno non so come la pensiate voi, ma per me tutto quello che crea una distinzione sulla carta, tra l'altro, non reale, perché non è dimostrabile che Beethoven sia cultura alta e i canti dei pigmei siano cultura bassa, non è dimostrabile, i pigmei non la pensano così, e in ogni caso un marziano che arrivasse non avrebbe gli strumenti per decidere che Beethoven è molto raffinato e parla di passioni molto cocenti, i pigmei invece stanno cantando passami quell'otre. Non ce l'hai, non esiste questa distinzione, non è vero, ci sono delle cose profondissime da ambo le parti, ci sono delle cose belle da ambo le parti, brutte da ambo le parti, ma non esiste davvero una distinzione tra queste due culture, come non esistono le distinzioni per me, nel senso che per me c'è il famoso grande spirito, tutto è uno, e tutto quello che noi cominciamo a dividere lo verbalizziamo per poter fare l'esperienza di qualcosa, perché ovviamente se io non mi divido e sono un'unica entità, non riesco a capire nulla di me stesso, per cui dobbiamo fare la musica classica, cioè dobbiamo fare gli arabi, gli ebrei, gli uomini e le donne. Gli uomini e le donne esistono perché così capiamo qualcosa, perché se non ci fossero e fossimo un unico essere pensante che è il grande spirito che sovrasta, che è tutte le cose, non capiremo nulla di noi stessi, per cui l'unica possibilità è dividerci. Allora io ho capito che dividerci serve a questo, però anche basta, secondo me riguardo alla musica abbiamo capito benissimo, non esiste la cultura alta, la cultura bassa, neanche in letteratura, non esiste, perché poi lo sappiamo tutti che ci commuoviamo con una canzonetta di Patti Pravo, certo, e magari non con una sinfonia di Beethoven, e ci sentiamo in colpa, certo. C'è questa cosa, c'è ancora la gente che dice tipo, senta, ma lo sa che io sono stimato professionista, ascolto musica, ascolto, vado all'opera, leggo solamente libri, leggo solamente Proust e Joyce, eppure ho sentito una canzone di Noemi che mi piace molto, non capisco perché, lei me lo sa spiegare. È una domanda incredibile, no? Per me è una domanda incredibile, cosa vuol dire? Senti, ma allora tu volevi fare il cantante da piccolo, volevi fare il cantante? Ancora, sì, ancora sei anche riuscito a farlo, perché l'ultimo disco ma lo voglio arrivano fare. Gli alieni. Sì, ma no. Allora, saprete che Stefano Bollani ha appena pubblicato un disco dove canta, si intitola Arrivano gli alieni, e con canzoni composte, musiche, canzoni composte da lui, è appena uscito. E come ti è venuto in mente di farlo? Volevo dire delle cose. Non trovavo la forma per farlo, ho pensato alla forma canzone, che per me è una novità, perché non scrivo canzoni, se non quando imito qualcuno. Non scrivo canzoni, per me sono dei geni quelli che in 4 minuti, Paul McCartney, John Lennon, Billy Joel, quelli che volete voi, Stevie Wonder, quelli che vi piacciono, che Burt Bacharach, che in un altro Jobim, che riescono in 4 minuti a condensare una storia. Io lo trovo meraviglioso, perché come molti improvvisatori sono logorroico, quindi se mi metto a suonare dico una cosa, poi la ridico un'altra volta, la sviluppo diversamente, mentre invece mi piacciono quelli che hanno il dono della sintesi. Questo per dire che ho pensato di scrivere delle canzoni, ho pensato a chi avrebbe potuto cantarle, però non hai trovato nessuno? No, ma non l'ho chiesto a nessuno. Non sono arrivato al punto di proporlo. L'ho proposto a una persona, ma dopo averla incisa. Gli ho detto, se secondo me l'avresti dovuta far tu. Però lui che ha detto? E lui ha detto, ci penserò. Però mi piacerebbe. Ah, allora forse potrei scriverne per lui di nuovo. Sì, ma no, forse secondo no. me no. No, e adesso che progetti hai? Sai chi è? No, ma non te lo chiedo perché so che non no, me lo per chiedi. Lasciare un po' di mistero. No, te l'avrei detto, però non me lo chiedi. Allora... Te l'avessi chiesto, sì, me l'avessi detto. Allora no, dimmi chi è. Non mi ricordo.
Senti, ma adesso oltre questo concerto, domani alla Filarmonia, siamo tutti molto, molto contenti, una grande affermazione, il tempio della musica, eccetera. Che cosa farai? Suonerò il piano per un'ora e mezza circa. Sì. Questo è. Il programma? No, il programma non c'è perché io non soprattutto quando suono da solo, mi sto dando le spalle, una buona fretta, soprattutto quando suono da solo non scelgo prima cosa suonare, lo scelgo mentre lo faccio, cioè lì per lì. Costruisco il ponte e nel frattempo ci cammino sopra. Questa è un'immagine complicatissima. No, cioè, in realtà la vignetta di Chino di molti anni fa c'era un'immagine di uno che costruiva il ponte, però. Quindi non ci viene nemmeno da dove parti. Ma io ve lo direi volentieri, cioè, sì. Se fosse un concerto per esempio con l'orchestra sinfonica saprei esattamente a che ora entro in scena e qual è la velocità del brano, sì. E più o meno, no? Però appunto, proprio perché sono da solo, no. Senti, tu fai tantissimi concerti, ho visto che la prossima settimana sei a Firenze, poi... A Firenze sono già stato, Firenze però sì, ne faccio tanti. Ne fai tanti, ogni due giorni sei in una città diversa, ma ogni giorno, ogni volta che tu sali su un palco, ti metti a suonare, è sempre lo stesso concerto o è sempre un concerto diverso? Per me è sempre un concerto diverso, poi per fortuna è difficile... È difficile avere opinioni a riguardo perché appunto astutamente io cambio città di modo tale che, capito, tu mi hai visto ad Ankara la sera dopo, dici chissà se fa lo stesso concerto, ma io sono a Budapest e quindi non lo scopre mai nessuno. Quindi io ho questa fortuna di poter dire tutte le volte no, ogni sera è un concerto diverso. Però nessuno può controllare. Senti, di pane in frasca. Però adesso, davvero credo che lo sia. Senti, di pane in frasca. Adesso vorrei che tu ci raccontassi l'incontro con Rava. Perché noi sappiamo che Rava è stato una figura fondamentale nella tua vita. E Enrico Rava è stato qui l'inverno scorso. Ha fatto anche lui la chiacchierata? No. No. Ma perché molti musicisti non amano parlare. Oh, tu non lo sì. Sai? Sì, però lui non ama parlare in pubblico. Ah. No. Sì? Ti ha detto così? No, ma comunque insomma non c'era la situazione. Ha fatto un concerto con Dino Rubino. Ah, con Dino Rubino. In duo? Sì, bellissimo. C'è su YouTube. Dino non ama parlare. No, Dino non parla. In generale Dino non parla. No, non parla. In generale sì, i musicisti parlano poco perché... Forse... Parlano attraverso la musica, dicono... Sì, guarda, esatto, infatti quello che dicevi prima, mi era venuto in mente una postilla, che i musicisti fra loro si capiscono, sì. Non è vero in parte, si capiscono quando suonano, certo. Ma appena smettono di suonare, spesso non sanno che cosa dirsi, perché è stato talmente intenso e facile a volte suonare insieme, perché specialmente i jazzisti hanno un vocabolario comune, per cui tu incontri uno alla jam session, suonate insieme, vi capite, finite insieme, fate lo stesso accordo, fate la stessa frase, vi guardate, ridete nello stesso punto, è meraviglioso. Poi finisce e ti trovi di fronte invece questo signore che non conosci, che magari è giapponese e parla un inglese malissimo, non c'è niente che dobbiamo dirci, cioè ci sono delle cene rischiosissime. Non succede niente. No! Ci sono dei dialoghi fra musicisti che andrebbero messi giù, io ne ho visti, ho visto degli incontri perché è più facile quando li vedi dall'esterno giudicare il livello di dialogo, però questo fra due musicisti di jazz, non importa chi, però un grande festival in Francia, due grandi musicisti così di fronte ai miei occhi, ve lo faccio tutto in italiano, si svolgeva un misto di lingue, appunto. Cosa, tutto bene? Che meraviglia, grande! Quando ci siamo visti dove? In Sardegna? No, a Roma, sì, a Roma, quando era? Nel 2005, allora, grande! E allora, grande! Ma suoni in quel gruppo? Sì, suona. Questa scioglie la tensione. Sì, uno dei due può parlare. Sì, sono qua, faccio questo, sono fatto un disco, non lo hai tu. No, io ho fatto questo, bene. Grande. Allora è fortissimo, coinvolgono gli altri per l'imbarazzo. Per l'imbarazzo coinvolgono qualcun altro perché non sanno più cosa dire, però
sono tutti e due nel backstage, non c'è motivo per andare via e non è bello andare in bagno perché sono tutti entusiasmati. Per cui la conversazione si stava arenando, io ero anche in mezzo, io ero anche più piccino, non sapevo bene cosa fare. Finché uno dei due ha fatto: ti ricordi quell'erba che abbiamo fumato in Sardegna quando eravamo là con l'estere, quella donna, eccetera? Sì, fantastico, come no? Sì, fantastico. No, ma adesso poi qui in Olanda c'è una qualità pazzesca. Amici, li ho lasciati, gli avevano trovato il modo di comunicare. Però era per dirti che, uscendo da quei due argomenti, tre o quattro, anche i musicisti hanno molta difficoltà, perché si crea un'intimità tale che crea delle enormi aspettative. È come quando, credo, non lo so, ma credo come quando fai incontro una persona, fai sesso con una persona e poi pensi che è stata una cosa meravigliosa e poi ti accorgi che non hai niente da dirti. È un po' la stessa cosa, perché suoni tutto meraviglioso, poi ti trovi di fronte una persona diversa da quello che suona. Perché non tutti suonano esattamente come sono, non tutti. In generale quelli grandi sì. Cioè, gli togli lo strumento dalla bocca e somigliano a come sono. Però tante persone no, e quello un po' mi preoccupa, perché penso che o il musicista o l'essere umano è comunque più avanti o più indietro rispetto all'altra cosa. Il conservatorio ce n'erano tanti, il conservatorio da me, un compagno di corso che di lo ricorderebbe, suonava il violoncello. E il personaggio era, quando suonava il violoncello era 16 anni. No, scusa, ho battuta 25 e crescendo, perché qui Saint-Saëns vi ha messo un crescendo, perché è un moto dell'animo, così è, si dice, un moto dell'animo in avanti che noi dobbiamo assolutamente enfatizzare. Va bene. No. Aspetta, perché dobbiamo trovare cosa così. Finisce la prova. Oh, boh, là, allora. Che si fa? Dai, fermi. Ti giuro, una trasformazione immediata. E io anche allora pensavo, che strano, secondo me non gira così il mondo. Secondo me è lui che ha un problema, non io che non ho capito che la musica va fatta sul serio. Perché questo ti dicono, no? Quando si fa musica bisogna far sul serio. E di conseguenza vedi questi ragazzi di 16 anni, allievi di conservatorio, che corrono, sono deficienti, peggio, molto peggio di quelli che non fanno musica, e poi vanno a lezione strumento. Sì, ho portato questa sonata di Beethoven, che è la mia preferita. Quindi per forza di cose non suonano jazz, musica leggera, perché è tutta quella zona della musica dove c'è il divertimento. Che è molto pericoloso. È molto pericoloso. Sì, il divertimento è andiamo in motorino a cercare le donne e poi si suona la musica, no? Non c'è la via di mezzo. Certo. Che sarebbe, credo, suonare il pianoforte sul motorino con una vita. È una cosa che non si riesce a fare. E per questo che tu dici, dove la musica fa sognare una via di fuga, uno svincolo insperato, ma a patto di poterci giocare. Cioè, questa dimensione ludica per te è fondamentale, mi sembra di capire. Sì, perché per me gioco è una cosa molto seria, gioco è come si esce dal labirinto, e gioco è decidiamo quali sono le regole, dentro queste regole però facciamo quello che vogliamo. E il gioco è come faccio a uscire da questa situazione e soprattutto perché devo uscirne. Quindi la vita è un grande gioco, perché per esempio siamo catapultati qui, non abbiamo ben chiare le regole, giusto, e quindi facciamo una gran fatica tutti quanti a cercare di capire come funziona, e ognuno di noi si aggrappa a qualche regoletta base. Chi decide che la cosa più importante è trovare l'amore, chi decide che è il lavoro, chi decide che sono i soldi, l'alimentazione, chi decide che è la musica, chi decide che è farsi del male, chi decide che è far del male agli altri, eccetera eccetera. Ci aggrappiamo a delle regole, però è un grandissimo gioco di cui purtroppo abbiamo smarrito le istruzioni. E poi il verbo giocare è lo stesso nelle altre lingue, solo in italiano è, sì, quasi solo in italiano suonare, giocare a calcio o giocare a un gioco o recitare sono tre verbi completamente diversi, mentre invece in inglese evidentemente, ma anche in francese sono lo stesso verbo.
Anche in tedesco, sì. Bene. Insomma, Enrico Rava non ci vuoi parlare. Enrico Rava è tutto quello che vuoi, soprattutto Enrico Rava. Dici come è stato l'incontro, che è stato un incontro determinante della tua vita, se non sbaglio. L'ho incontrato nel 96, io ero piccolo. Che facevi? Io suonavo con Jovanotti all'epoca, però suonavo anche jazz appena possibile. E ho conosciuto Rava, che poi mi ha telefonato dopo un concerto che abbiamo fatto insieme, in cui lui era ospite di un gruppo dove c'ero io. Ha preso il mio numero, mi ha telefonato e mi ha detto: no, vabbè, è molto più divertente il racconto, ricominciamo. Io suonavo con Jovanotti, rifacciamo bene. Sì. E mi ha un po' volvato. No, ecco. Cioè, ecco. No, perché sennò non è chiaro il contesto. Suonavo con Jovanotti, ah bene, no. Suonavo con Jovanotti e insomma avrei voluto fare altro, no? Perché non era la mia musica, non improvvisavo abbastanza, ma non era proprio la mia musica in generale. Ciò nonostante suonavo di fronte a delle platee mostruose, facevo dei tour europei all'epoca, quindi andavamo a Porto, Bruxelles, sì, perché dopo il trucco era che erano grandi festival dove dopo di noi c'erano i Public Enemy. Però sembrava, quando noi salivamo, sembrava che ci fossero tutte quelle persone per noi, per lui. E Rava invece mi ha telefonato e mi ha detto se volevo andare a Parigi a suonare nel locale di jazz Duc de Lombard, che è qui sul Boulevard de Sébastopol, con Michel Benita e Aldo Romano, che erano due, sono ancora due giganti del jazz europeo, no? Io non ci credevo al telefono, perché ero tipo, io avevo 22 anni e lui per dipingere il personaggio basta questo aneddoto, no, ci sono un altro, però questo è molto chiaro. Senti, sarebbe questa cosa da fare tre serate a Parigi con un quartetto, avrei pensato a te. Pausa. Io già era, andiamo a Parigi a suonare jazz con Enrico Rava. Per me era già basta. In più, Michel Benita e Aldo Romano, se ti piacciono. No, dico no. Quindi sarebbero tre serate. Comunque, se hai da fare non importa. No, ma capito, la faceva. No, perché posso capire che magari non ti va, non c'hai voglia. No, guarda che vengo. Vabbè, comunque è un club, capito? Suoniamo. No, ma guarda, dico, io vengo, non ti preoccupare. E quindi lui la faceva così, l'ha fatta così, era meraviglioso, perché mi sono trovato a Parigi a dormire sopra il club, mi sembrava di essere negli anni 50 con Cheno e tutti gli altri, e Sartre. Sì, dormivamo lì sopra dai due che tenevano il locale, ma il marito non c'era mai e lei girava nuda per la casa. E quindi io mi sentivo, sembrava il fumetto di Claire Bretécher, e sembrava tutta un'atmosfera artistica ai massimi livelli. E quindi io mi divertivo un sacco, per me era un'esperienza anche umana, non solo musicale. E poi la sera suonavamo e io ero intimidito, per cui Enrico è venuto da me e mi ha detto, con grande mia sorpresa, perché finora avevo avuto dei leader che ogni tanto mi dovevano calmare, mi ha detto: perché suoni così poco quando è il tuo momento? Dico: no, vabbè, ma ci siete voi, suonate voi. Dico: no, vabbè, se ti ho chiamato è perché suoni, se no ti sgurto di stare a casa. È stata l'unica volta per 20 anni che è stato un po' diretto, sì, però aveva ragione, perché io quando era il mio momento facevo il compitino e chiudevo. È intimidito molto, perché il jazz è quella musica in cui tutti sono tenuti a tirare fuori il loro ego. È incredibile, perché poi quando è abbastanza incredibile come linguaggio, perché non è che siccome sei pianista appena arrivato allora devi limitarti a accompagnare, ti mandano via se ti limiti ad accompagnare, devi proporre, devi tirare fuori cose, devi fare il tuo show. E questo, insomma, forse ricorda il circo raccontato così, no? Lui mi ha dato molta fiducia, perché quello di cui tu hai bisogno, di cui tutti noi abbiamo bisogno, è un mentore, una persona che ti dica: vai, va bene, puoi farlo. Lui mi ha detto, molto semplicemente mi ha detto: puoi, hai 22 anni, non hai una famiglia da mantenere, chi te lo fa fare di fare delle cose che non ti piacciono? E questa è una frase che io mi sono chiodato in testa e che utilizzo ancora adesso, che non ho più 22 anni. Anche ora ho persone da mantenere,
però continuo a cercare di non fare cose che non mi va di fare. Fai solo quello che ti piace. Sì, nei limiti del possibile. Ogni tanto devo anche, non so. Sì, insomma, mi fermano i carabinieri, devo parlare con i carabinieri, non è che mi piaccia. Per esempio. Sì. Però. Bene. Allora, hai in programma altri CD, altre. Ho in programma altri progetti, ma non ne parlo ancora. Ah, no, va bene. Allora. Però se volete, appunto, io suonerei anche. Se avete. Sì. Questo è piano italiano. Signore, si è inventata un'azienda che fa pianoforti in un mondo in cui, come sapete, esistono Steinway & Sons, Yamaha e poi Kawai e tutti gli altri. E lui è riuscito in 20 anni qualcosa a arrivare allo stesso livello. Sono la stessa quotazione, la stessa qualità. Poi naturalmente ogni modello è diverso, per cui per esempio a me personalmente ci sono dei fazioli che piacciono di più, dei fazioli che piacciono di meno, però appunto la qualità è enorme. E in giro per il mondo ci sono quelli come te. Ci sono grandi istituzioni concertistiche che decidono di comprare un Fazioli invece che uno Steinway, e a volte costa di più, quindi non è perché costa di meno, è proprio perché è un gran piano, basta. È un pezzo francese di un, non sono sicurissimo di chi l'abbia composto, perché viene da un film meraviglioso che non ha visto quasi nessuno, che si chiama Attila Marcel. L'hai visto? È bello. Allora andate a vederlo. No, è un disegnatore, è il regista di Appuntamento Belleville, il triplet Belleville, che ha fatto un film con degli attori e il protagonista è un pianista, quindi a me piace particolarmente, però. E adesso andiamo avanti, il concerto continua con la sì, una canzone brasiliana, si chiama Isaura, la cantava Joao appunto, ma è un vecchio samba degli anni 40 di Roberto Matti. Thank you.
Un ultimo brano, questo è un pezzo mio che non ha titolo, quindi si chiama Parigi. Faccio un altro pezzo mio che tanto non ha titolo neanche questo, quindi si chiama Ritorno a Parigi. No, io sono grato al mio insegnante e a tutti i miei insegnanti, non al conservatorio come scuola, come istituzione, come, per come è costruito. Poi, per puro caso, a volte uno incontra un insegnante fantastico, oppure, se preferisci, per puro caso, a volte incontra gli insegnanti assenteisti che non sanno fare il loro lavoro, non hanno voglia, sono musicisti falliti che insegnano e non hanno voglia. E sarà un caso, però insomma, in sintesi, il conservatorio non è garanzia di un bel percorso musicale, perché puoi capitare, come sai meglio di me, nel settore
puoi capitare, no, ma puoi capitare con un insegnante terrificante che ti fa passare la voglia. Io ho visto i ragazzi che suonavano bene e avevano un insegnante che gli metteva una tale paura del palco che ogni volta vomitavano prima di iniziare a suonare. E questo che cos'è? Purtroppo era un insegnante del conservatorio, che il conservatorio teneva così. E quindi non riesco a spezzare una lancia nei confronti di una scuola che non è capace nel suo ordinamento di distinguere fra insegnanti che hanno voglia di insegnare e insegnanti che vogliono occupare la poltrona. Tu dirai, ma questo vale anche per qualsiasi ufficio comunale? Sì. Va bene, allora chiudiamo con le foto. È un omaggio a Franco Battiato, è un pezzo che io ho scritto per lui, che lui non canta, non ci pensa proprio. E anzi, non so neanche il suo, non ho mai avuto un suo commento. L'ho incontrato una volta per le scale in un programma televisivo, mi ha parlato in francese, non so perché. Forse per mettere una certa distanza. Ci siamo parlati in francese, ma lui sa poco, e poi è andato via. Però è un pezzo che ho scritto per lui che mi ha dato una grande soddisfazione, cioè c'è una frase di questa canzone in epoca pre-YouTube, perché questo pezzo comincia a avere 23 anni, sì, vecchio, pezzo vecchio, io ogni tanto gli cambio una parola, sai, per tenerlo vivo. E la mia grossa soddisfazione è che un quotidiano ha fatto una disamina, 10 anni fa fece una disamina dei testi di Battiato, una pagina dedicata a Battiato, e c'era un verso mio. Che lui deve aver, lui avrà letto l'articolo e ha detto: questo quando cazzo l'ho scritto? Il verso era verso la fine dell'articolo, diceva la poetica di Battiato, che si riassume in immagini surreali come, aperte virgolette, pavoni di grandezza inusitata si stagliano nel cielo di Bangkok. Io neanche stasera, neanche domani sono stato così contento. Neanche domani sono stato così, perché era meraviglioso. Perché ho immaginato la sua faccia. Ma chi? Ma quando? E quindi ve la faccio. Aspetta, la faccio con una mano per mi sostenere. Interstizi siderali si confondono. E tu hai mai letto Kundera? Le meccaniche celesti ci obbligarono a confronto con la dinastia dei Ming. E voi avete letto Kundera? Avete letto Kundera? Che non ho mai fatto dal vivo, però nella mia testa, in cui lui elencava delle cose che gli piacevano. Il libro della vita, sì, era lungo. Le piaghe dell'Egitto, dischi di David Bowie. E poi finalmente. Pavoni di grandezza inusitata si stagliano nel cielo di Bangkok. Alla fine del mondo. E voi l'avete letto Kundera? Si deve fare Kundera. Kundera.
molto molto divertente e piena di passione, piena di cose interessanti da sentire. Grazie, auguri, in bocca al lupo per domani.